Il principe George si sta preparando per un nuovo inizio mentre il giovane reale accoglie con favore una mossa importante nella sua vita, i Cambridge si preparano a trasferirsi a Windsor da Kensington Palace nei prossimi mesi. Si pensa che si stiano trasferendo per essere più vicini sia alla regina che ai genitori di Kate, Carol e Michael Middleton, che vivono a Buckleberry nel Berkshire. Ma secondo la rivista Hello, il principe George è entusiasta della mossa per altri motivi, il giovane reale sarà presto in grado di godersi i suoi passatempi preferiti all'aria aperta molto più regolarmente. Tra cui nuoto, calcio e tennis. La famiglia dovrebbe vivere ad Adelaide Cottage, un cottage con 4 camere da letto nella tenuta di Windsor. I bambini di Cambridge avranno enormi quantità di spazio per giocare all'aperto nei giardini circostanti. Anche il Windsor Great Park si trova alle porte della struttura. Il cottage si trova a pochi passi dalla regina al castello di Windsor, ciò avviene in mezzo a una crescente preoccupazione per la salute della regina. Secondo quanto riferito, soffre di problemi di mobilità episodici ed è stata costretta a saltare una serie di impegni pubblici negli ultimi mesi. Il monarca 96enne ha saltato l'apertura del Parlamento statale all'inizio di maggio e il mese prima ha saltato la funzione della domenica di Pasqua alla Cappella di San Giorgio. Ha anche scelto di passare in secondo piano durante le celebrazioni del Giubileo di Platino di giugno. Secondo quanto riferito, i Cambridge sperano di trasferirsi ad Adelaide Cottage questa estate. Ciò significherebbe che George, 8 anni, Charlotte, 7 e Louis di 4 anni, potranno iniziare la scuola nella zona a settembre. Secondo quanto riferito, la casa non ha bisogno di costosi lavori di ristrutturazione. Secondo il Sun, inoltre, non avranno personale residente, con assistenti che si spostano verso la residenza.